sono ovviamente molto grato di questo invito, anche se è un invito molto impegnativo per il tema in sé e per le discussioni che l'hanno accompagnato e continuano ad accompagnarlo, non soltanto in Italia. Comincerò con una serie di domande. Perché si adopera sempre di meno l'antica espressione bene comune e invece si ricorre sempre più frequentemente all'espressione ben comune? Perché tutto questo è avvenuto? Che cosa significa? È solo una moda? O c'è qualcosa che sta scavando più in profondo e che dobbiamo cercare di cogliere? Questa espressione, lo dicevo prima, è entrata nel lusso, fin troppo. 2 anni fa una delle pagine culturali del Corriere della Sera si apriva con questo grande titolo: i poeti sono un bene comune. La poesia è una cosa che mi affascina molto. Qualche mio amico, dopo quel titolo, sapendo che sono un maniero dei beni comuni, mi ha detto: ma tu hai acquistato un diritto su di me dopo quel titolo? Oppure voi sapete che alle ultime elezioni politiche, quelle passate, una coalizione, senza troppo fortuna a dire la verità, si chiamava Italia Bene Comune. E dunque questa espressione è usata al di là dei confini all'interno dei quali è nata e i confini ai quali ogni tanto è opportuno ricondurla. Ma io non mi scandalizzo, anzi, trovo in quest'uso anche inflazionistico, improprio, dell'espressione per i comuni un fatto molto positivo. Quando un'espressione viene usata correntemente vuol dire che è entrata nell'orecchio delle persone e che quindi c'è un'attenzione alla quale bisogna dare una risposta. Perché è avvenuto in Italia più che in altri paesi? C'è un fatto è il referendum di 2 anni fa sull'acqua come bene comune. E credo che molti di voi, alcuni di voi, hanno partecipato a quel referendum che ha avuto un esito inatteso, perché erano anni che il referendum non raggiungeva il quorum, si riteneva che fosse uno strumento ormai logorato da Russia, invece 26 milioni di persone hanno detto sì, l'acqua deve essere un bene comune, i servizi idrici non devono essere privatizzati. Ecco, questo è stato qualcosa che non è nato dal nulla. Quello a cui ci mette di fronte la discussione dei beni comuni è già stato ricordato, è la necessità di uscire da quello che è un binomio che ha accompagnato gran parte della modernità e sicuramente gli ultimi 2 secoli dietro le nostre spalle, cioè la contrapposizione o la collaborazione o l'alleanza continuamente conflittuale tra pubblico e privato, la proprietà pubblica e la proprietà privata. Guardate che anche la Costituzione italiana all'articolo 42 dice: la proprietà è pubblica o privata, e sembra chiuderci in questa specie di trappola o di gabbia. Ne dobbiamo uscire, per quali ragioni? Facciamo un esempio molto banale, partendo dalla conoscenza. Se io vado in una biblioteca, chiedo un libro di lettura e mi dicono che ce l'ha un altro, io me ne devo tornare a casa e dire, sperando che questo libro torni e che io possa leggere. Se invece vado in rete, cerco una informazione, la trovo, può darsi che nello stesso momento migliaia o decine di migliaia di altre persone, questo dipende soltanto da come è stato configurato il sito al quale mi rivolgo, possono tranquillamente cercare la stessa conoscenza. Io cerco molti libri in rete e non so se in quel momento la stanno leggendo anche altri. Ecco la differenza tra un bene naturalmente scarso è un bene che invece scarso non è naturalmente, anzi la conoscenza in rete, se possiamo usare questa espressione, è un bene naturalmente non scarso e tuttavia può diventarlo. Fino a un certo punto le persone come me che amano molto il calcio sapevano che se volevano vedere la domenica sera o la domenica pomeriggio in televisione la trasmissione di una partita di calcio lo potevano fare sulle reti non a pagamento. Oggi bisogna avere un abbonamento a una rete a pagamento per poter vedere quelle partite. Un bene che era
non era considerato scarso, diventa scarso perché lo fa divenire tale il fatto che io posso accedervi soltanto se lo compro, cioè attraverso l'intermediazione della proprietà. Questo è un passaggio molto semplice. Per quanto riguarda la rete, noi ci dobbiamo rendere conto e ci dobbiamo preoccupare del fatto che una sterminata riserva di conoscenza, quella prodotta in rete, ed è prodotta anche da noi, perché la conoscenza in rete è anche il risultato di tutto ciò che noi facciamo utilizzando la rete, che quel bene non venga chiuso, perché nella storia c'è una vicenda che tutti coloro i quali si occupano di beni comuni conoscono e citano spesso anche a sproposito, una vicenda che si svolge tra 600 e 700 in Inghilterra, quando quelli che erano fondi comuni vengono chiusi. Quali erano i fondi comuni? Quelli dove una comunità andava e poteva liberamente attingere acqua, fare legna e far pascolare gli animali. Questi erano i beni comuni. A un certo punto questi beni comuni vengono chiusi, vengono recintati, come accade, e da proprietà comune diventano proprietà privata. Le ragioni sono molteplici, c'è anche una ragione di produttività e altre ragioni alle quali farò riferimento più avanti. Oggi possiamo accettare che la conoscenza in rete venga recintata come era accaduto ai beni comuni alla terra fisica, come era accaduto in Inghilterra 2 o 3 secoli fa? Questo è il punto decisivo e dunque noi di questo dobbiamo occuparci. Che cosa vuol dire allora che un bene è un bene comune? In primo luogo che risponde a quell'esigenza che io già vi ho ricordato, un rapporto diretto con un diritto fondamentale. Proviamo ad allungare un po' l'elenco. C'è certamente l'acqua, l'aria, c'è l'ambiente complessivo all'interno del quale viviamo, per cui la privatizzazione per esempio delle foreste, delle montagne, dei ghiacciai, dei fiumi, dei laghi, della sponda del Nilo, del mare, sono incompatibili con un uso che deve essere invece destinato il più possibile a tutti, un uso condiviso. Poi abbiamo la conoscenza, che corrisponde a un diritto fondamentale che è il diritto all'istruzione da una parte, ma un diritto ancora più significativo, di cui noi troviamo la traccia nella nostra Costituzione, la libera costruzione della personalità. Io costruisco liberamente la mia personalità se ho le informazioni, la cultura necessaria. E poi la salute. In India a un certo punto si pose questo problema. Uno dei grandi patroni del mondo, non lo nominerò, oggi abbiamo due grandi categorie di patroni del mondo, che sono le grandi società transnazionali che gestiscono le informazioni, le conoscete, Google, Microsoft, Facebook e via dicendo, Amazon, e poi le grandi società farmaceutiche. Ci sono anche un'espressione che è nata proprio sul terreno delle industrie farmaceutiche, Big Pharma. Bene, in India è nato un conflitto tra una di queste grandi società e il governo indiano. Perché? Perché il governo indiano diceva: badate che un farmaco molto importante serve per curare i tumori, noi siamo in grado di produrlo a $70 per ogni confezione, mentre questa società lo produceva e lo metteva sul mercato a $270. Dicendo: il prezzo lo fisso io perché io sono proprietario del brevetto che consente di produrre questo farmaco. E così è arrivata davanti alla Corte Suprema indiana, l'equivalente della nostra Corte Costituzionale. Come ha ragionato la Corte Costituzionale indiana? Ha detto: attenzione, qui non abbiamo soltanto un problema di rispetto della proprietà privata della società farmaceutica. Abbiamo in primo luogo il diritto a essere curato dei cittadini indiani che soffrono di questa malattia. E quindi nel conflitto tra un diritto fondamentale, qualcuno dice fondamentalissimo,
come quello della salute e il rispetto della proprietà, io privilegio il diritto alla salute. Quella definizione che vi poteva sembrare astratta, che vi ho dato prima, che avevamo adottato, dico, non voglio adesso prendermi meriti perché non c'era particolare merito, registravamo dei dati di realtà, ma quella definizione l'avevamo data prima della sentenza indiana, e cioè che c'è un nesso stretto tra l'affermazione di un diritto fondamentale contenuto in una Costituzione e i beni che devono rendere questo diritto effettivi. Ecco, questa definizione è esattamente quella che è stata adoperata dalla Corte Costituzionale indiana, e dunque i diritti fondamentali l'hanno avuta vinta, se posso usare questa espressione un po' pesante, l'hanno avuta vinta sul puro interesse economico. Ecco, vedete come si articola questo panorama dei diritti davanti a noi. E c'è stato un bellissimo commento dopo quella sentenza indiana, che non era poi la prima, perché già la Corte Suprema del Sudafrica aveva avuto un braccio di ferro con altre società farmaceutiche dicendo: nella fascia subsahariana ci sono 30 milioni di persone a rischio della vita per l'AIDS, decine di milioni di bambini che muoiono per malattie debellate nel resto del mondo, il morbillo e la malaria, e quindi noi non rispettiamo i diritti di bambini. Quindi di nuovo il diritto alla salute, anzi il diritto alla vita, prevalso sul puro diritto di proprietà. Ecco il contributo che i beni comuni danno alla discussione che stiamo facendo. C'è condivisione, solidarietà e partecipazione, sono le tre parole che si intrecciano nel libro. E quindi noi dobbiamo sapere, per uscire, lo ricordava anche il sindaco opportunamente, dalla retorica dei pericoli. I beni comuni ci aprono un altro mondo, ma dobbiamo essere capaci, non è l'approdo al paradiso, non è la rivoluzione radicale, è un nuovo modo di affrontare queste questioni nella logica della condivisione, partecipazione e gestione condivisa. Secondo punto, ho parlato della conoscenza del rete. Io voglio fare qui un elogio della pirateria, che forse piacerà alle persone più giovani che sono qui, ma anche qui c'è un nobile e lontano precedente culturale. Carl Schmitt non è stato un grande studioso del diritto costituzionale, con un peccato irredimibile di essere stato anche uno dei sostenitori più importanti del nazismo, e tuttavia è stato un grande studioso, e in un libro che si chiama Il Nomos della Terra ci parla dell'Inghilterra, contrappone il Nomos della Terra, cioè la legge della terra legata a un fatto fisico, e quindi rigida, alla legge del mare, mobile, affidata al mutare, potremmo dire, dei tempi. Perché faccio questo accostamento? Ma come diciamo oggi quando ci riferiamo a qualcuno che va in rete? Sta navigando in rete, nell'orecchio c'è l'eco di quel discorso. E che cosa ci racconta Carl Schmitt, questa volta al di là delle sue preferenze e delle sue colpe politiche e ideologiche? Ci dice che la grande potenza inglese è anche figlia dell'attività dei suoi pirati, che si impadronivano di pezzi del mondo e poi lo mettevano a disposizione della sovranità dell'Inghilterra. Che cosa hanno fatto i giovani e meno giovani pirati in rete? Hanno mostrato che la barriera del diritto d'autore, che rendeva appunto atto di pirateria lo scaricare immagini o musica, alla fine poteva essere assistito dalla ragionevole follia, che ha portato a che cosa? Essendo indifendibile anche tecnicamente il diritto di proprietà in rete, così come era stato storicamente configurato attraverso il diritto di brevetto, il diritto d'autore, si è passati a che cosa? Lo sanno i ragazzi soprattutto. E adesso io posso comprare, come si dice, con una tariffa flat, cioè con un'unica tariffa, per esempio
posso comprare il diritto di scaricare musica o immagini per un certo periodo di tempo, indipendentemente dalla quantità di materiale di cui mi approprio. Ma guarda, io che ho un'età rispettabile, ho cominciato ad andare in rete quando appena ci si cominciava a connettere a internet, allora io stavo attentissimo, perché la connessione a internet corrispondeva al costo delle telefonate, quindi se io rimanevo connesso per 10 minuti pagavo un sacco di soldi, ed ero quindi adesso io posso dimenticare il mio computer connesso dal primo all'ultimo giorno del mese, sto connesso indefinitamente 24 ore su 24 per 30 o 31 giorni, pago sempre 12 euro, questa è la mia tariffa. Cioè è cambiato il rapporto che io ho con ciò che trovo in rete o col modo in cui io mi collego alla rete, che è sempre più svincolato da una pesante ipoteca economica che mi discrimina dagli altri. Questo è un passaggio dunque che ci insegna molto e che ci conferma il primo livello, ce ne sono altri due che io devo esaurire nel giro di 10 minuti, perché non voglio sforare il tempo che mi è stato assegnato. È il primo livello, quello che ci dice: sono beni comuni tutti quelli che producono le utilità necessarie perché i diritti fondamentali possano essere soddisfatti. Ma noi parliamo dei beni comuni anche in un altro senso, più largo. Diciamo, qualcuno dice, la città è un bene comune, l'istruzione è un bene comune, la scienza è un bene comune. Sentirete nel corso di questi dialoghi Chiara Saraceno, straordinaria studiosa, che vi parlerà del welfare come bene comune. Qui noi passiamo a un secondo livello, in cui che cosa si vuol dire? Si vuol dire che ci sono beni, attività, che richiedono sempre più partecipazione delle persone. Allora io ho cominciato con alcune domande e chiudo con una domanda molto più impegnativa. I beni comuni fanno bene alla democrazia? Io dico di sì, perché le democrazie che tendono a escludere i cittadini, le democrazie che diventano oligarchie, le democrazie che concentrano il potere in poche mani, perdono le loro virtù. E allora tutto quello che dà ai cittadini la possibilità di far sentire la loro voce, di non avere una gestione egoistica del mondo, di non avere un rapporto solitario ed esclusivistico coi beni, che invece li mette in connessione con gli altri, fa bene alla democrazia e di nuovo ci riporta alle radici della buona modernità. Come si intitolava la dichiarazione dei diritti del 1789? La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, due parole diverse, attenzione. L'uomo è un'entità che noi possiamo anche riconoscere, ricondurre a una sua natura. Il cittadino è una creazione, se volete, artificiale. Il cittadino è qualcosa che viene costruito attraverso i diritti. Il cittadino, come uomo, io mi posso isolare dal mondo, posso avere le mie preferenze, posso decidere di non uscire fuori di casa, di non avere altri interessi che quelli che mi mettono a confronto con me stesso, ma il cittadino presuppone l'altro. Mi piace o non mi piace, e anche quando non mi piace e dico battuta, non è una battuta elettorale, non vado a votare, vuol dire che io in quel momento mi sto mettendo nelle mani dell'altro. La cittadinanza è relazione. E tutto ciò che incentiva il dato partecipativo, relazionale, solidaristico della cittadinanza fa bene alla democrazia.
cosa vi ho fatto. Facciamo due minuti. Sarebbe stato un grande presidente. No, no. Basta. Le possibilità erano una su mille, lo sapevo dall'inizio. Però i 101 hanno il coraggio di mettersi. Mamma mia, e vabbè, la prossima volta sarò più attento. Ciao, allora, grazie. Vai, 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 vai. No, adesso è... Bravo, bravo. Scusi, la volevo salutare, c'è un bel corpo forestale, sono di quelli che dovrebbe tutelare i beni comuni. Va bene. Piacere. Siamo...